Amerigo Iannacone, lei non si ferma mai, questa volta eppure. Sì, questo mi sono accorto dopo, per la verità, che gli ultimi libri sono formati tutti da una sola parola. Eppure, però, credo che sia una parola significativa. Bisogna leggere la poesia che dà il titolo al libro, poi, per capire. Diciamo, accenniamo che cosa scopriranno i lettori. Ma vedi, la poesia è sempre un po' difficile da spiegare. O forse non va spiegata, il lettore la deve leggere. Ci sono, come dire, c'è sempre dietro un pensiero, una sensazione, qualche cosa di personale, di intimo, il più delle volte. Questo è un libro, un libro piuttosto lirico e molto intimo. Intanto la passione per il foglio volante e la dedizione a questo periodico continua, ormai ha raggiunto la venerabile età di 31 anni. Questo è uscito il primo numero nel gennaio dell'86, ma io ho la testa dura, quindi siamo arrivati al 31° anno, il foglio circola un po' per tutte le regioni italiane, ma anche all'estero, e ci sono state delle collaborazioni importanti, di nomi illustri che hanno collaborato e che collaborano al foglio volante, insomma, non solo della zona ovviamente. Continua pure la battaglia contro l'inglesismo, contro la mania di calpestare la lingua italiana in favore delle lingue straniere. Sì, vedi, io dicevo, questi stanno cambiando la Costituzione, la stanno deformando. Secondo me bisognava fare soltanto una modifica, aggiungere un articolo che dicesse la lingua dell'Italia è l'italiano, che non è possibile che dal Parlamento, dalla Gazzetta Ufficiale ci arrivano degli obbrobri inglesi, c'è motivo, finché lo fa la pubblicità, finché lo fa il giornalismo va anche bene. Diciamo che non va bene dare quale, però può essere accettabile. Che lo facciano le istituzioni, no?